E come preventivato, forti disagi per gli automobilisti, lunghi incolonnamenti e rallentamento del traffico a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Ferrari, nei pressi della stazione ferroviaria. Qualcuno ha fatto notare che i lavori potevano essere fatti di notte in un mese di agosto pieno di turisti. Lavori che, lo ricordiamo, andranno avanti per una settimana. Fortissimi disagi al traffico, come già detto, in quanto i lavori vengono eseguiti in una delle zone centrali maggiormente trafficate nel corso della giornata. Con la prima fase dei lavori sono partiti anche i primi divieti. Il sottopasso più a sud di via Ferrari, posizionato all'altezza di via del Circuito, è stato chiuso al traffico, chiusa anche via Forca di Penne, mentre via De Gasperi sarà percorribile solo in direzione sud-nord, modificata la circolazione in tutta la zona. Per chi percorre via Ferrari potrà proseguire su via Gran Sasso per raggiungere il ponte Flaiano o svoltare verso la rotatoria in piazza dei Martiri Pennesi di fronte al campo Rampigna per poi transitare in via Caduti della Forte o sul ponte D'Annunzio. I veicoli provenienti da via del Circuito, direzione Montimare e diretti verso la stazione o le aree di risulta dovranno invece girare in via Montesella per poi proseguire in via Passolanciano e via Rapietra fino a raggiungere uno dei sottopassi più a nord di via Ferrari che conducono alle aree di risulta. Il secondo intervento programmato dovrebbe cominciare tra mercoledì o giovedì prossimi. La data precisa verrà comunicata in tempo utile dal Comune. Il terzo ed ultimo intervento, infine, interesserà il sottopasso di via Ferrari più spostato a nord, ossia quello tra via Bassani e Pavone e via Rigopiano, che sarà chiuso al traffico.